Presentata questa mattina in regione la partecipazione dell'Abruzzo alla 53esima edizione del Vinitaly di Verona, la più importante manifestazione internazionale dedicata al vino, che avrà inizio domenica 7 aprile e si concluderà mercoledì 10. 1500 metri quadri a disposizione della regione Abruzzo, con più di 115 cantine partecipanti, 50 nel padiglione 12 nell'ambito di due consorzi, quello di tutela dei vini d'Abruzzo e quella delle colline teramane. Oltre ai tanti appuntamenti durante le giornate, ci sarà anche la presentazione di un'app, la prima abruzzese dedicata all'enoturismo. Ma il Vinitaly non è solo vino, ma anche olio con il Sol, dove saranno presenti 20 aziende produttrici di olio. Il settore vitivinicolo è uno dei settori trainanti abruzzese. Noi come regione ci saremo vicino, saremo parte integrante e guideremo questo processo di crescita di un settore che già segna messaggi positivi, nonostante c'è un trend nazionale in negativo, quindi significa che è un settore vivo. Noi lo vogliamo agganciare a un progetto molto più ampio, che è quello di vendere il brand Abruzzo fatto dalla regione dei parchi, delle riserve, dell'ambiente, la qualità dell'aria, la qualità delle nostre acque, cioè un prodotto unico. Bisogna essere uniti per poter affrontare le sfide nei paesi emergenti e più lontani, in modo da dare il giusto impatto di un territorio produttivo, di un territorio che ha tante sfaccettature, anche diverse al proprio interno, ma comunque tutte rappresentative di un brand che è quello Abruzzo, e da qui anche la grande volontà e determinazione a presentare la prima app. Avevamo cominciato con un sito internet, abbiamo sviluppato invece adesso una vera e propria app per favorire il turismo enogastronomico in Abruzzo. Iniziare e contribuire a far sì che tutte le nostre scelte politiche siano indirizzate a dare maggiore visibilità e maggiore diciamo, capacità di penetrazione nel mondo del mercato del vino alle nostre aziende. Diciamo, ecco, il politico e l'amministratore che si pone dal punto di vista di come aiutare le nostre aziende.